Benvenuti a un nuovo video e finalmente oggi è il video dei prodotti finiti. Non vedevo l'ora di farlo perché questo video è quello che preferisco perché mi dà veramente soddisfazione buttare tutte queste confezioni di prodotti finiti e quindi niente, non vedevo l'ora. E questi sono i prodotti finiti di 2 mesi, novembre e dicembre. E quindi io direi di iniziare perché sono un bel po'. Allora, innanzitutto una maschera per il viso. La confezione è praticamente distrutta. Questa maschera era la classica black mask, quindi quella per i punti neri, che poi io i punti neri non ce li ho, però ho voluto provare una maschera nera perché la vedevo tanto in giro, insomma, no? Sul web, sui vari video, e la volevo provare anch'io. Questa è di Naturemed ed è semplicemente chiamata Black Mask ed è una maschera per la pulizia del viso con acido ialuronico e rimuove appunto le impurità e i punti neri. Per farmela piacere io ci avevo mischiato anche un po' di glitter perché volevo fare una maschera stile quelle di Glam Glow, ma vabbè, lasciamo perdere. E allora, questa maschera sinceramente non mi ha fatto un grande effetto, nel senso che contemporaneamente a questa io avevo provato anche quella di Glam Glow dedicata a My Little Pony e raga, non c'è confronto. Questa tende quando si secca a tirare molto la pelle e quindi la sensazione non è piacevolissima e comunque non è così semplice anche da rimuovere. Io spesso, perché viene via magari a pezzi, è difficile da rimuovere, quindi molto spesso sciacquavo il viso, la lavavo con l'acqua e via. Rispetto invece a quella di Glam Glow, che rimane sempre molto comunque morbida, si toglie molto più facilmente, è tutta più morbida, più piacevole. Questa sinceramente no, e infatti non vedevo l'ora di finirla, ci avevo aggiunto i glitter proprio per farmela piacere un po' di più e quindi essere un pochino più stimolata a usarla, e però per fortuna che è finita perché non ce la facevo più. Poi iniziamo il periodo delle creme mani che io praticamente divoro. Questa è quella di The Body Shop. Io adoro le creme mani, le confezioni quindi delle creme mani di The Body Shop perché sono fatte così simil latta, è plastica. E questa era al burro di karité, a shea butter. E questa io l'ho adorata sia per il profumo, e infatti poi vedete comunque l'ho proprio finita tutta. E sia anche per la qualità, le creme di The Body Shop secondo me sono le migliori per le mani, per il corpo, io le adoro. E questa sì, mi è piaciuta tantissimo perché si assorbiva e l'effetto di idratazione durava finché non rilavavo le mani. E quindi con questa vado veramente sul sicuro. Perché comunque facendo un lavoro al pubblico mi dà fastidio se le mie mani non sono più o meno insomma in ordine, no? Quindi vedere quelle pellicine della pelle secca, sinceramente, mi dà fastidio. Con questa non succedeva, quindi ottimo prodotto. Altro prodotto di The Body Shop è questo olio struccante, è il Silky Cleansing Oil, che è struccante appunto alla camomilla. È stata un po' travagliata la storia di questo povero struccante perché praticamente ha il tappo rotto. E mi è arrivato a metà che aveva perduto nel pacco, insomma, dell'ordine e non vi dico il macello. Quindi, insomma, l'ho utilizzato per metà e andando un po' comunque a prelevarlo così direttamente dalla boccettina perché questo è rotto. Però vabbè, a parte questi inconvenienti, la linea struccante di The Body Shop alla camomilla mi piace, avevo provato anche altri tipi di prodotti e mi piacevano. E questo uguale. Oddio, ora l'olio magari sugli occhi ha un effetto un po' poco piacevole, infatti se potevo lo sostituivo con un altro struccante, però a parte questo rimuoveva benissimo il trucco, è comunque un prodotto non aggressivo e va bene per pelli anche sensibili ed è vero, quindi anche questo mi è piaciuto.
Poi ho inserito anche le bikini cups di Fitvia, che poi sarebbero le slim cups, insomma, no, come si chiamano adesso? Questo era un nome vecchio, no, le slim cups, non me lo ricordo, insomma, comunque, queste sono le anticellulite cups. Allora, dunque, diciamo che durante l'utilizzo di queste, che si devono prendere tre volte al giorno dopo i pasti, un effetto di miglioramento a livello di inestetismi di cellulite io l'avevo visto, ma se sicuramente è dipeso dal fatto che per prendere queste siamo comunque costrette a bere più del normale, perché comunque devi bere tre bicchieri di acqua in più rispetto al solito, e essendo queste 90 capsule, insomma, è una bella quantità d'acqua in più rispetto al solito, e quindi è logico che fai più pipì, quindi dreni di più i liquidi, ed è normale. Però secondo me sono le classiche caps che non servono a nulla. Io infatti non le ho riprese e non le riprenderò, come qualunque altro tipo di prodotto anticellulite. La cellulite, se ce l'hai, te la tieni, a meno che non ricorri proprio ad un trattamento estetico, e altrimenti, insomma, infatti secondo me il vantaggio di queste è solo appunto che ti fanno bere di più e quindi dreni di più, tutto qui. Per non parlare poi del fatto che comunque costano anche un bel po', quindi no. Poi, prodotto che non mi è piaciuto. Allora, questo è il Coco Shea Spray. Era uno spray, diciamo, disciplinante, comunque un olio per i capelli, e la marca è Asiam. Questo l'avevo preso da Sephora ed è fatto con olio di cocco, burro di karité e glicerina vegetale. Allora, va agitato, poi ha la sua pompettina spray e si applica. Io questo lo applicavo prima di tagliare i capelli così, insieme alla schiuma dopo aver lavato i capelli, per cercare comunque di rendere il tutto più morbido. Allora, va agitato e non lo so, ha un odore pessimo, perché puzza di tipo petrolio, insomma, quelle cose proprio cattive. Ha un odore proprio schifoso per essere un prodotto comunque per capelli. E anche come effetto idratante, io sinceramente non ho visto tutto questo gran risultato. Anche al tatto non sembrava un qualcosa di oleoso, comunque di morbido, di idratante. Rimaneva come un liquido secco, non lo so, una sensazione strana da descrivere, però anche appunto sulle mani mi dava la sensazione di essere comunque un qualcosa che inaridiva, quindi no, non mi è piaciuto per niente, e quindi un prodotto che io assolutamente boccio per tutto, dal profumo all'effetto. Poi ho terminato invece questo olio struccante di MAC, è il Cleanse Off Oil, e questo mi è piaciuto, anche se appunto è un olio e sugli occhi non mi piace l'effetto, però tanto poi mi sciacquo con l'acqua, quindi a posto. Anche questo ottimo, ottimo prodotto, anche gli struccanti MAC non mi hanno mai mai delusa, e anche questo insomma fa benissimo il suo dovere, strucca benissimo anche il mascara, trucco quindi quello più pesante, non ha proprio nessuna difficoltà, quindi super super prodotto promosso. Poi ho terminato, che le ho ritrovate, erano anche forse scadute, in un cassetto, queste pastiglie, diciamo, di questo dentifricio solido di Lush, che è il lavadenti, e questo è Bocca di Rosa. Io non so nemmeno più se ancora lo fanno, ed è praticamente, sono praticamente delle pastiglie che vanno, diciamo, spezzettate con i denti, e poi si passa lo spazzolino bagnato e praticamente si sciolgono e fanno schiuma, insomma, fanno lavare i denti. Allora, questi prodotti sono ottimi, diciamo, da portare in viaggio, perché comunque eviti di portare via anche il dentifricio,
è una confezioncina compatta e comunque ti danno quella sensazione di fresco, senti comunque i denti puliti perché comunque ci sono tutti questi granuli che sembra ti puliscano bene. E quindi io questo prodotto lo promuovo proprio anche per l'idea di evitare comunque i barattolini di plastica, quindi qui abbiamo una confezioncina di carta, l'effetto non mi dispiace e quindi io questi prodotti li promuovo assolutamente, ottima idea. Poi i dischetti ovviamente, questi sono quelli piccolini per gli occhi della Cotoneve, sono anche cuciti nei bordi, quindi ottimi. Poi ho terminato questo correttore verde di Tony Moly. Allora, ok, il packaging è stupendo e praticamente questo è il correttore verde per i rossori. Il packaging è stupendo, l'ho terminato tutto, però come vedete è fatto in questo modo, un po' come gli EOS. E praticamente una volta che voi arrivate qui, andate a prelevare ulteriormente il prodotto, vi cade in questi buchini a mano che lo usate, quindi va tutto in fondo. Io per riuscire ad utilizzarlo tutto l'ho prelevato via via con un pennellino super super sottile e sono riuscita a finirlo. Però io non mi spiego il perché di questi packaging così scomodi, anche perché se io non l'avessi prelevato e avessi avuto pazienza di prelevarlo con il pennellino, avrei sprecato veramente tantissimo prodotto, perché veramente quello che rimane poi sotto è veramente tanto. Quindi io non capisco il perché di questi packaging, scomodissimi secondo me. Comunque ottimo prodotto, mi è piaciuto tantissimo. Avevo dei dubbi, perché secondo me mi sembrava un prodotto talmente troppo carino che avevo paura che però poi fosse solo carino e non funzionasse, invece no, i rossori li copre bene e quindi non posso dire nulla, ottimo. Però il packaging da quel punto di vista della funzionalità va migliorato. Poi che cosa abbiamo qui? Ah, abbiamo questo gel per gli occhi della Claren ed è il Multi Active Yeux. Che è praticamente un defaticante e infatti è quello che ha praticamente, se riesco ad aprirlo perché anche questo ha l'applicatore questo in metallo che essendo comunque fresco favorisce lo sgonfiamento delle borse in teoria. Prodotto che mi è piaciuto perché comunque è un contorno occhi che si assorbe subito, è leggerissimo, è un gel veramente molto molto leggero, non posso dire nulla, costa un bel po', mi ricordo che costava tanto, ora non mi ricordo quanto, però costava, però sicuramente non lo ricompro perché non ho visto comunque tutto questo grande sgonfiamento. Sì, mi piaceva l'idratazione, il fatto che comunque mi mantenesse gli occhi idratati per tutto il giorno, per carità, però costa tanto e secondo me non è che proprio ha tutto questo grande effetto. Poi cosa abbiamo? Abbiamo il Prolonger Paint Pot di MAC ed è il Mooncake. Ah, questo lo devo buttare perché non si può più utilizzare, per fortuna era quasi finito. È questo color crema, un po' glitterato, tipo oro rosa, con un po' insomma luccicante, e però è inutilizzabile, si è praticamente seccato e quindi applicandolo, anche bagnandolo, si applica comunque a pezzi, quindi in un punto c'è più prodotto, in un punto ce n'è di meno, insomma non si può più utilizzare e poi comunque secondo me è scaduto perché mi fa lacrimare gli occhi. Però finché è durato, finché funzionava, ottimo prodotto, molto delicato, che comunque creava anche una base volendo, poi da poter andare a intensificare con un ombretto più luminoso che dava un bellissimo effetto. I paint pot di MAC sono
famosi anche per questo, per essere comunque prodotti molto molto luminosi. Poi devo buttare questo eyeliner di Essence, che è il Crystal Eyeliner, che era un color porpora glitterato. Io adoro gli eyeliner glitter, mi piace applicarli, che ne so, sopra l'eyeliner nero per dare comunque un tocco di luce, perché io adoro i glitter. Però questo fin dall'inizio era orrendo. Allora, a parte il pennellino, che come vedete ha tutti i pelettini che non sono compatti, si sono tutti un po' sparsi, quindi era un po' scomodo da utilizzare, ma comunque non ha mai rilasciato nemmeno all'inizio, secondo me ancora c'è dentro, si è seccato, non ha mai rilasciato però una linea omogenea di glitter. Bisognava comunque fare più passate, cioè bisognava comunque insistere per creare comunque una linea omogenea. Quindi un prodotto che sinceramente non mi è piaciuto, e non mi dispiace affatto buttare, anche se so che dentro ce n'è, perché non è che lo abbia utilizzato tutti i giorni per chissà quanto tempo, quindi è finito. Però vabbè. E poi ultimo prodotto, questa crema corpo, che è della marca Rituals, e questo ve ne avevo già fatti vedere altri, e questo è il Rituale della Ayurveda. Ottima, ottima. Allora, a parte il packaging con il tappo di legno, il profumo di queste creme, che sono più altro burri, è qualcosa di celestiale, sono molto speziati, ci sono varie linee, vari profumi, e, ottimo prodotto per il corpo, perché ha veramente un forte potere idratante, che dura anche per un paio di giorni, quindi non c'è bisogno di applicarla tutte le sere. Ottimo, ottimo prodotto. E basta, questi sono tutti i prodotti finiti in questi 2 mesi. Speravo di poterne aggiungere altri che stanno finendo, però io non so voi, ma quando sto lì, no, che sto per finire un prodotto, che poi c'è, ecco, lo uso magari tutti i giorni, sembra sempre che stia per finire, ma in realtà non finisce mai, quindi peccato, perché avremmo dovuto aggiungere altri prodottini, però vabbè, li aggiungeremo nei prodotti finiti di gennaio. E quindi, come al solito, se avete domande su qualche prodotto fatemele, e vi ricordo di iscrivervi a questo canale e di seguirmi sui social, soprattutto Instagram, e sotto trovate tutti i link. E niente, noi ci vediamo al prossimo video e niente, ciao!